Ringrazio innanzitutto il governatore, il presidente dell'ANCI per l'invito che mi avete fatto. Io ho ascoltato con grande attenzione tutte le cose che sono state dette. Io voglio dire perché ho scritto. Con una certa rabbia interna, perché girando il mondo, lo dico ai giovani, mi accorgo che paesi che noi consideravamo destinati a rimanere per lungo tempo ancora in una condizione di miseria, stanno radicalmente cambiando e stanno diventando le locomotive del mondo. Mentre paesi ricchi si stanno sedendo e guardandosi addosso, e un paese come il nostro, l'Italia e il Mezzogiorno, questo era il mio tema, possibile che non riesce a percepire questi due grandi cambiamenti globali? Primo è il cambiamento tecnologico, lo ha detto Calandro. Il rapido cambiamento di questi paesi è dovuto al salto tecnologico che questi stanno facendo. Noi continuiamo a pensare alla Cina come il produttore delle cianfrusaglie. Cina è uno dei paesi tecnologicamente in questo momento più avanzati, produttore di beni di altissima tecnologia. Il Brasile o il Sudafrica. Il primo salto è la tecnologia. Il secondo è questa parola maledetta, globalizzazione, che è una grande occasione unita alla tecnologia. E quello che sembrava una cosa impossibile, che era fatta della retorica, il Mediterraneo per quanto riguarda il paese, l'Italia, diventa invece, mettendo insieme tecnologia e globalizzazione, un'occasione straordinaria per il nostro paese. Io ho scritto questo libro prima della primavera araba di questi tempi, perché convinto che quella situazione che avevamo e abbiamo in gran parte ancora nel Mediterraneo non sarebbe rimasta in piedi e quindi si sarebbe aperta una prospettiva per il nostro paese e per il Mezzogiorno di natura straordinaria. Il Mediterraneo è stato per secoli un mare, gli ultimi secoli un mare morto, perché lo sviluppo era tra il nord Atlantico e il nord dell'Europa. Tutti i traffici passavano su quella direttrice e il sud era fuori. Che cosa è avvenuto di recente? Che l'equilibrio
geoeconomico del mondo si è cambiato e il Mediterraneo è diventato il centro dei nuovi traffici che dall'Estremo Oriente vanno verso l'Europa, verso l'Africa, verso l'America Latina. Cioè una cosa morta, fatta di retorica, il Mare Nostrum, eccetera, è diventata improvvisamente un'occasione straordinaria. E voi sapete chi sta comprando i porti, i terminali del Mediterraneo? La Cina, i cinesi. E l'Europa, e noi. E questo Mezzogiorno che continua a piangere su se stesso. Dice, ragazzi, la cosa terribile, lo dico a voi giovani, è la rassegnazione, è l'accettazione del non cambiamento, del non rendersi conto delle grandi sfide, delle grandi potenzialità che sono di fronte a noi. Il paese non è però tutto così, per fortuna. Abbiamo fatto proprio in questi giorni, stiamo facendo al Ministero degli Esteri il censimento delle imprese italiane che non hanno fatto decentramento produttivo, che hanno fatto investimenti in paesi diversi e lontani. In Brasile, vi prendo un caso, sono 470 questi ultimi anni le nuove imprese che sono lì, di piccoli e medi operatori. 40 delle prime 40 grandi imprese di lavori pubblici, diciamo, di costruzione, più del 60% del loro fatturato oggi proviene dall'esterno, non dal mercato interno. Allora, cosa voglio dire? Questo libro è stato scritto per guardare il passato, certamente, per dire ai giovani: non c'è prospettiva di futuro se non si capiscono le radici. E non si capisce qual è il cammino che il paese ha fatto, con le sue ombre e con le sue luci. Ma bisogna guardare il futuro. Che cosa? Quali sono stati i momenti alti della storia del nostro paese, la storia del Mezzogiorno? Quando i meridionali hanno smesso di piangere e hanno smesso di chiedere, ma il Mezzogiorno è diventato un elemento fondamentale della crescita del nostro paese. Cioè non si spiega il miracolo italiano e la crescita dell'economia italiana senza il volume degli investimenti effettuati nel Mezzogiorno in quegli anni e il capitale umano che ha reso possibile la trasformazione moderna di questo paese. Senza il trasferimento dal sud al nord, senza questa forza, questa potenza demografica, lo sviluppo non avrebbe avuto quel ritmo e quella capacità. E questa è la storia. Quando è entrato in crisi il Mezzogiorno? Quando ha perso la sua visione nazionale? Quando nel Mezzogiorno è tornato il pianto ed è tornato soprattutto la perdita di visione strategica? E ci si è tutti concentrati su tante questioni locali e di intervento sulle tante questioni locali senza visioni strategiche e future. Allora noi abbiamo bisogno di recuperare una visione strategica, lo dico ai giovani,
Non si costruisce niente di nuovo se non si ha un sogno, se non si ha una prospettiva, se il paese non ha una identità ed una crescita. Voi non so se avete visto un film straordinario per me. Quel film straordinario su Nelson Mandela, sul Sudafrica. Dopo secoli di violenza nei confronti dei neri, dei negri riescono a ribaltare la situazione in Sudafrica e a abolire l'apartheid. E va al governo del paese, diventa presidente della Repubblica del Sudafrica Nelson Mandela. Lui si pone un problema: come unificare questo paese profondamente diviso all'interno, con una storia di rancore, di violenze? Cosa pensa lui? Dice: qual è il simbolo dei bianchi? Il simbolo dei bianchi in Sudafrica era il rugby. E lui, dice, prende il simbolo fondamentale dei bianchi e lavora perché il Sudafrica diventi campione del mondo di rugby. E il rugby diventi il simbolo dell'unità del paese. E costruisce intorno all'unità del paese, allo sviluppo del paese. Allora, qual è la cosa fondamentale che i meridionali devono fare? Non mettersi sulla scia della Lega, che è in crisi tra l'altro, in questo momento, vi dirò solo una battuta su questo, ma si pongano alla testa di un movimento nazionale di sviluppo, che vedi caso ha nel Mezzogiorno il suo punto di pelle. E allora dice: noi dobbiamo affrontare questo problema, che è la sfida, la grande sfida che l'Europa e l'Italia hanno. O riusciremo a integrare e a sviluppare il Mediterraneo, o i rischi per noi, per l'Europa, sono immensi. Perché i dati demografici elementari ci dicono che la popolazione della sponda del sud crescerà enormemente e noi decresceremo. E chi fermerà l'onda della gente che viene in direzione? Allora è da folli continuare a tenere gli occhi chiusi, a chiudersi dentro il nostro piccolo cortile, a vivere dentro il nostro piccolo cortile. Vedete, la Lega, lo dico, io non ho mai fatto la polemica, la Lega aveva intuito negli anni 70 una cosa fondamentale, che la locomotiva del mondo in quel momento erano gli Stati Uniti e l'Europa. Voi vi ricordate? E nell'Europa la Germania. Voi vi ricordate, di fronte a ogni crisi, qual era l'interrogativo? Quando riprende a tirare la Germania?